È un laboratorio interessante, ho partecipato ai lavori, si sentono gli operatori, quindi si parte col piede giusto sentendo chi sta sul territorio, chi deve promuovere la dieta mediterranea, chi la deve fare. Arrivare ad un obiettivo finale che è quello di rendere effettivamente questo territorio compatibile come stile di vita, quindi complessivamente con la dieta mediterranea. Oggi è l'occasione anche per discutere insieme e capire appunto come la dieta mediterranea può essere un canale di sviluppo non solo con l'associazione che spesso viene fatta rispetto al turismo, ma anche con una connotazione più sociale, appunto, partendo proprio dalle donne che possono avere un ruolo non solo nel tramandare quelle che possono essere le tradizioni, ma anche nella reale applicazione di quelli che sono i principi della dieta mediterranea.